tutti ragazzi, io sono Mats, oggi sono tornato finalmente per portarvi un altro video specialissimo. Si tratta del video in cui vi farò vedere quali sono le 5 carte più forti per quanto riguarda le stats, soprattutto come si comportavano in game per quanto riguarda tutti i FIFA. Quindi prima di iniziare ovviamente lasciate un mi piace, un commento e l'iscrizione, cerchiamo di arrivare almeno a 100 mi piace per questo video fantastico. Troverete carte di FIFA 14, FIFA 15, FIFA 16, FIFA 17, anche FIFA 12, quindi veramente carte allucinanti. Raga, in quinta posizione troviamo lui, Zlatan Ibrahimovic Tots di FIFA 16. Raga, qualcosa di devastante questa carta. 98 di overall per lui, forse la versione di Ibrahimovic con più overall nella storia, superando anche il Totti che ovviamente di FIFA 16 con 96 di overall. Carta veramente assurda, considerando che comunque Zlatan Ibrahimovic è sempre stato l'idolo di FIFA, comunque il giocatore per eccellenza con più fisico, con più aggressività e via dicendo. Giocatore assurdo, peccato per le 5 mosse skill levate ormai da FIFA 14. Carta eccezionale, carta veramente mostruosa, che si presenta con un meno 1 dal 99 di overall. Stats assurde come ad esempio il 99 nel tiro e il 97 nel fisico. Carta ovviamente da provare, perché comunque regà è l'Ibra più forte di sempre. In quarta posizione troviamo lui, Leo Messi versione Totti FIFA 16. Carta con 99 di overall, forse la seconda o terza carta ad avere questo overall partendo da FIFA 12. Carta con 99 di velocità, 99 di dribbling, 98 di tiro e 97 di passaggio. Qualcosa di devastante anche lui, anche se devo dire la verità, su FIFA 16 non era un granché Messi, anche perché la fisicità contava abbastanza. Una carta che non avrei mai comprato, sì, bello quel 99 di overall, ma comunque per quanto riguarda le stats rimane comunque una delle carte più complete del gioco. In terza posizione troviamo lui, Ronaldo Totti di FIFA 15. Era qualcosa di strepitoso, 99 di overall per lui con 99 di velocità, 99 di dribbling e 99 di tiro. La prima volta forse che questo giocatore raggiungeva il 99 di overall, veramente qualcosa di spaziale. Era rarissimo da trovare, infatti la gente spacchettava i miliardi per trovare questa carta su alcune console, tipo ad esempio il PC, che proprio non è una console ma sono dettagli. Non circolavano più queste carte, costavano più di 15 milioni, si faceva di tutto per averle. Una carta veramente super rara, una carta che comunque in FIFA 15 era strafortissima, qualcosa di veramente spaziale, calcolando anche il 91 di fisico che, ripeto, in FIFA 15 contava abbastanza. Al secondo posto c'è sempre lui, Cristiano Ronaldo Tots, versione FIFA 16, 99 di velocità, 99 di dribbling, 99 di tiro, 93 di passaggio e 91 di fisico. Carta molto simile a quella di FIFA 15, peccato che non sia Totti ma sia Tots. Carta particolare perché comunque la versione Tots riesce ad avere un over maggiore di quella Totti, che era appunto 98. Posizione alla sinistra, nulla a che dire, una carta veramente forte. Non forte come quella di FIFA 15, perché ripeto, raga, su FIFA 15 contava tantissimo, tantissimo il fisico. Si poteva fare molto più possesso palla e comunque si riusciva ad attaccare partendo anche dal centrocampo con un solo giocatore, cosa che non si può fare, ahimè, su FIFA 16. Ultima carta di oggi, troviamo lui, Leo Messi Special Card di FIFA 12, 99 di overall, la prima carta ad avere 99 di overall. Guardate le stats forse più forti mai avute in una carta: 99 di velocità, 99 di dribbling, 99 di tiro e 99 di passaggio, qualcosa di devastante. Guardate solo la carta rossa blu, è qualcosa di allucinante, veramente carta spaziale. Non ho avuto la fortuna di provarlo perché comunque in FIFA 12 non ci giocavo ancora. Ho iniziato a giocare a FIFA, ahimè, da FIFA 13. Comunque una carta che avrei voluto provare, che non so che darei per provarla. Credo comunque che non ci siano tante carte del genere, ce ne siano poche in circolazione. Quelle che gli account con questa carta valgono veramente tanto. E niente raga, il video finisce qui, io spero comunque vi sia piaciuto. Se lo è stato, se per voi è stato interessante, lasciate un mi piace, un commento e l'iscrizione. Raga, a mio parere è stato un video veramente fantastico. Cercate di dirmi se qualcuno di voi ha provato una di queste 5 carte all'interno di Foot. Io ovviamente ne ho provati un paio di Ronaldo 99. Ditemi la vostra attraverso l'anco, commento e l'iscrizione. E noi ci becchiamo ad un prossimo video, bella raga.